Amici di Udinese TV, mettetevi comodi comodi perché oggi scopriremo chi sono gli angeli della Caritas di Udine. Angeli che donano il proprio tempo, la propria vita al prossimo, soprattutto in tempi di Covid-19. Seguitemi. Allora, oggi siamo qua intanto per il rito del caffè. Intanto. E lo prendiamo subito. Dopodiché ci spiegate cosa fate in questa fantastica struttura. Più che volentieri. Alberto ha appena suonato la campana perché adesso raccoglierà tutti gli angeli proprio qui fuori nel piazzale della Caritas di Udine. Ci sarà la preghiera e ci sarà il famoso rito del caffè. Rimanete con noi. Caro Alberto, noi ti ringraziamo per averci aperto le porte della grazia di Dio qui a Udine e insomma siamo contenti di essere qui con voi. Ci dovete spiegare cosa succede ogni giorno qui da voi, soprattutto in tempo di Covid-19. Succede che in questo periodo abbiamo avuto un incremento delle richieste perché c'è in tutta Italia un incremento delle nuove povertà, diciamo così. La mattina arrivano qui i volontari, preparano il pranzo e la cena per asporto da consegnare a circa un centinaio di persone che vengono appunto a chiedere aiuto. Queste persone sono persone che venivano già prima dell'emergenza. Quindi sono persone che conoscete? Che conosciamo, sono persone che vivono situazioni di grave marginalità sociale, piuttosto che appunto situazioni di impoverimento di lunga durata anche, quindi hanno la casa ma non possono cucinarsi perché non hanno le utenze attive, ad esempio. E poi ci sono persone che si sono affacciate in questo periodo a chiedere aiuto, persone diciamo così insospettabili da questo punto di vista, nel senso che si tratta di persone a partita IVA che aspettano ancora in alcuni casi i famosi 600 euro. Ci sono persone che non possono muoversi di casa e facevano lavori precari e quindi sono in situazioni in cui non riescono neanche a pagarsi il posto letto. E piccoli commercianti, no, che vivevano appunto artigiani che in situazioni abbastanza precarie. Ecco, diciamo che chi stava appena sopra la linea di povertà in questo momento è sprofondata. Senti, caro Alberto, quindi oltre le 100 persone che comunque già conoscevate, quante persone, quante famiglie si rivolgono in tempo di Covid-19 a voi? Siamo arrivati da inizialmente con una decina di famiglie, adesso dopo 2 mesi siamo arrivati a oltre 300 famiglie che chiedono aiuto. Poi abbiamo anche il signor Alberto che è venuto dagli angeli della Caritas di Udine per far cosa? Beh, con degli amici abbiamo telefonato, abbiamo chiesto al direttore cosa serviva. Ci siamo raccolti, abbiamo fatto un piccolo fondo e poi a fronte di una lista che ci è pervenuta abbiamo fatto gli acquisti e oggi siamo venuti a consegnare. Perché donare? Donare perché penso che siano momenti in cui bisogna. È importante, penso che adesso fino a fine anno ci sarà tanto da donare. Allora, vogliamo fare un appello a quelle persone che ci stanno guardando in questo momento, magari diamo un bel messaggio.
Il messaggio è che donare aiuta gli altri, diciamo, aiuta anche te stesso un po', no? A vivere meglio in questi momenti in cui c'è bisogno, insomma. È un po', non dico un dovere, sì, è un dovere ma anche un piacere, diciamo, ecco. E qui in che location siamo? Dove siamo qui? Per rifornire le buste, per riempire le buste, sia del primo e del secondo. Ah, qui ci sono i primi e i secondi? Sì, esatto, questi sono i primi e i secondi sono questi. E oggi cosa si mangia? Cosa si mangia oggi? Oggi sono sia per i musulmani che per i cristiani. Il pollo, le costine di maiale, questo c'è oggi. Senta, e poi mettiamo. Quanto tempo fa il volontario lei? È un anno e mezzo, da quando sono in pensione. Come si chiama? Antonio. Antonio, in pensione così giovane? 68 anni ho. Cosa facevi di bello? Io facevo l'autista. Facevi l'autista? La raccolta differenziata. Senti, quanto bello è donare? Sempre è bello, per quello sono venuto qua. Tutti i giorni, sabato e domenica, sempre, da 2 mesi e mezzo. Senti, che messaggio vogliamo dare alle persone che ti stanno guardando in questo momento, che magari vogliono fare quello che fai tu, vogliono fare il donatore? Donare agli altri, fare del bene agli altri, quelli che hanno bisogno. Questo è tutto. Senti, in tempo di Covid-19 cosa possiamo dire anche? Bisogna stare tranquilli, non essere preoccupati. Io non sono stato mai preoccupato. Che sono positivo. È no, questo. In che senso sei positivo? Se sei positivo io scappo, eh? No, positivo nella mente, nel pensare. Veramente. Sì, nella mente solo. Sono positivo, per quello io non mi preoccupo. Va bene, io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie anche a lei. Diciamo che Udine, rispetto a città più grandi, ha una realtà che è un po' diversa appunto da una metropoli, nel senso che i numeri che abbiamo a Udine non sono quelli sicuramente di Torino, di Milano. Però al di là della quantità, la situazione che vivono queste persone è altrettanto grave. Quante persone ci sono in questo momento a Udine che non hanno un tetto? Allora, le persone che noi seguiamo sulla strada sono circa una cinquantina. Chiaramente il dato è sottostimato perché tanti poi non vogliono avere il contatto con noi e comunque tendono a nascondersi magari in angoli più difficilmente accessibili. Caro Adriano, ogni tanto si sente dire che queste persone abbiano fatto una scelta di vita, che non vogliono vivere in una vera e propria casa, ma è vero? Guarda, la mia esperienza personale mi ha portato a pensare che nel momento in cui una persona dice di scegliere di vivere per strada, si è trovata davanti a un senso unico e non a un bivio, per cui la scelta è stata obbligata. Quindi naturalmente sono obbligati a vivere per strada, ma tu in questo caso qua cosa fai? Il mio servizio è un servizio di bassa soglia, quindi noi facciamo riduzione del danno, distribuiamo coperte e sacchi a pelo, beni per l'igiene personale, vestiario, queste cose qui. Poi chiaramente questo diventa uno strumento di lavoro, non è il fine del nostro servizio. Il fine del nostro servizio è creare una relazione tale per cui le persone col tempo possano cominciare a fidarsi di noi e riallacciare delle relazioni sociali, per cui magari possiamo agganciarle ai servizi o comunque cercare di ampliare la loro rete relazionale. Perché c'è un muro davanti a queste persone tante volte? Ma io credo che sia per paura, no? Nel senso la paura deriva dall'ignoranza, nel senso che quando tu non conosci un fenomeno, non conosci una persona, sei portato istintivamente a alzare delle difese. Poi queste difese miracolosamente crollano inesorabilmente quando invece poi riesci a entrare in contatto con loro e capisci che sono persone come tutti gli altri, insomma. Da quanto tempo operi presso questa struttura? Io lavoro, ho cominciato al dormitorio nel 2008 e dal 2010 mi occupo appunto del servizio di strada. Quindi una decina d'anni. Senti, questo Covid-19 purtroppo sta creando tanti disagi anche a tante famiglie che tante volte potrebbero perdere anche la propria abitazione. Sì, questo è vero, nel senso che appunto il lockdown ha portato l'aggravamento di molte situazioni che fino a un paio di mesi fa sono rimaste sempre a galla, magari a fatica. E, sì,
si può dire che in realtà poi le persone senza tetto di solito sono persone sole, raramente si trovano nuclei familiari, quasi mai, insomma, sicuramente non con minori, insomma, i minori non vengono lasciati per strada. E si possono incontrare delle coppie, questo sì. Siamo nella zona distribuzione, adesso conosciamo gli angeli della distribuzione. Lei chi è? Come si chiama? Mi chiamo Mario. Allora Mario, cosa facciamo oggi? Oggi abbiamo uno yogurt, cucchiaino, dolce, poi abbiamo un panino per i cristiani con questo qui è speck, due bottigliette di tè e una bottiglia di minerale. Questo è per quanto riguarda i cristiani. Poi abbiamo a parte i musulmani, abbiamo il panino con il tacchino e il formaggio. Quindi si pensa veramente a tutti? A tutti, sì. Abbiamo un menù differenziato a seconda dell'appartenenza religiosa. Voi chi siete? Io sono Marianna e sono una volontaria qui. Da quanto tempo sei volontaria? Da circa, da un po' più di un anno, però venivo una volta a settimana di solito, invece adesso vengo tutti i giorni, quasi tutte le mattine. Come hai conosciuto questa realtà? Tramite la mia mamma, a dire la verità, che è anche lei volontaria e quindi lei mi ha portata dentro. Senti, quanti anni hai? 26. Sei giovanissima, sei. Sì, dai. Che messaggio vogliamo dare alle persone, magari ai tuoi coetanei, di questa realtà? Ma che è bello anche, cioè appunto oltre a fare del bene agli altri, si fa del bene anche, cioè io sto bene, anche con quell'ambiente mi piace e vedo sempre persone che accolgono ed è piacevole, ecco. Lei invece chi è? Io sono Tatiana. Sono operatrice, non sono volontaria. Sono un'operatrice? Sì. Come va? Da quanto tempo operi in questa struttura? In questa struttura sono da più di 4 anni. Non opero solo qua, opero anche nell'asilo notturno Fogolar, che è un dormitorio per le persone senza dimora. Senti, cosa possiamo dire alle persone che ci stanno guardando in questo momento? Che è un periodo difficile per tutti, anche per noi dare risposta giusta, perché tutte le persone che arrivavano prima non avevano solo il bisogno del cibo, ma avevano bisogno di una relazione. Purtroppo questa situazione ci ha tolto della relazione, non riusciamo a parlare, sto parlando con una persona in distanza di 1 metro, si fa la fila, devo dare subito il sacchetto e mi manca questa parte molto importante, la parte educativa, la parte di relazioni, la parte di sostegno per le persone. Vedo persone fragili che sono arrivate in una situazione di disperazione, che arrivano a prendere un cibo e non hanno con chi parlare. Quindi il contatto è fondamentale comunque per voi. E in questo momento qui il contatto non può esserci causa Covid-19, so che però avete intensificato i vostri sforzi per poter dare ugualmente il giusto apporto a queste persone. Sì, abbiamo cominciato a dare altre risposte di tipo borse spese a casa che si cucinano in famiglia, ma comunque ci manca questo contatto, questa relazione, questo sederci vicino, avere tempo per ognuno a sentire di solito la fragilità e il problema che ha. Claudia. Come stai Claudia? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Sì, di dove sei? Sono di Flambro. Sei di Flambro? Sì. Salutiamo tutti gli amici di Flambro, sì, che ci stanno guardando. Ciao a tutti. Senti, da quanto tempo sei in questa struttura a donare il tuo tempo? Da 2 anni circa, ma venivo la sera prima, adesso che sono a casa dal lavoro vengo anche la mattina, insomma. Senti, come hai conosciuto questa struttura? Ma in realtà cercando su internet mi interessava un po' il settore e mi sono messa in contatto, ecco. Ma in questo momento tu non stai lavorando, quindi?
No, sono un insegnante e la scuola è chiusa, quindi... E quindi doni il tuo tempo per gli altri? Sì, sì. Si sta bene qua, quindi anche per me che vengo, sì. Senti, che messaggio vogliamo dare alle persone che ci stanno guardando in questo momento per far avvicinare a questa realtà, per dare il giusto contributo? È un ambiente molto stimolante, molto arricchente, che ti permette di incontrare tante persone diverse, ma secondo me è una ricchezza, ecco. Senti, cosa stai facendo oggi? I secondi. Quindi ti hanno messo i secondi? Sì, sì, io sono sempre addetta ai secondi e all'apertura di solito. Senti, io intanto ti ringrazio e ti auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi. Buongiorno signora Norma, come Buongiorno, va? Buongiorno, grazie, bene, grazie. Lei è l'addetta ai primi? Addetta ai primi, sì. Cosa si mangia oggi? Oggi è risotto con funghi, zucchine e verdure miste. Che spettacolo! È buono, sì. Senta, come mai lei è in questa struttura a donare il suo tempo? Niente, sono andata in pensione, avevo tempo libero e ho deciso, sono venuta un giorno per caso qui dentro e ho visto che avevano bisogno e mi sono fermata. Di dov'è lei? Di Udine. Di Udine. Vogliamo dare un messaggio alle persone che ci stanno guardando in questo momento? Sì, la struttura è molto bella, molto ben organizzata, c'è un bel gruppo, si lavora molto volentieri, è bello. Chi vuol venire, siamo ben accetti. Qual è la cosa più bella del donare? E dare qualcosa agli altri, cioè aiutare, dare, essere vicini agli altri, ecco, cercare di aiutarli, di essere sempre presenti, ecco, cercare di dargli un aiuto. Anche perché si aiutava prima, ma adesso in tempo di Covid-19 si deve aiutare ancora di più. Sì, sì, adesso poi con questo periodo di crisi c'è molto aiuto, sì, bisogna dare molto aiuto alle persone, hanno bisogno, c'è tanta gente che ha bisogno. Addirittura ci sono oltre 300 famiglie, sì, che chiedono, sì, aiuti. Sì, sì. Più di 300, poi qui abbiamo ogni giorno un centinaio di persone, sì. Sì, sì, c'è tanto lavoro, tanto bisogno di gente, di, come si può dire, di prodotti, insomma, di prodotti che... Di prodotti, sì, alimentari. Prodotti alimentari, insomma, che, sì, sì, per giustamente, aiutare, che sì, servono. Caro Alberto, in tempo di Covid-19 però anche voi vi siete organizzati per fare un servizio delivery, quindi andate voi a casa di queste persone a consegnare il cibo. E certamente, perché con questi numeri era impossibile far venire le persone a prendere la borsa spesa qui. Primo per una questione di sicurezza personale delle persone, poi per non creare assembramenti qua fuori. E quindi abbiamo organizzato due furgoni con i volontari che la mattina preparano le borse spesa per le famiglie e il pomeriggio vanno a fare le consegne. Senti, con questa grande richiesta sicuramente manca il cibo anche adesso, quindi chi è che vi porta cibo? Allora, questo è un problema proprio degli ultimi giorni, nel senso che se a inizio emergenza avevamo i magazzini pieni di prodotti alimentari che costantemente ci vengono forniti dal banco alimentare piuttosto che da supermercati, da donatori, ecco, in questo momento i magazzini sono vuoti e appunto l'appello che vorrei fare anche è quello di donare cibo, donare soldi per appunto riuscire a continuare nella nostra opera, perché effettivamente siamo in estrema difficoltà. Io so che siete veramente tanti qui che operano ogni giorno per regalare un sorriso, per regalare un benefit a queste persone che hanno sicuramente più bisogno. Quanti siete esattamente? Attualmente siamo ci sono una quindicina di volontari che appunto organizzano tutto il servizio e poi ci sono oltre a me altre quattro persone, operatori sociali, psicologi, educatori che operano per appunto creare e costruire relazioni con le persone e aiutare le persone nei percorsi di reinserimento sociale. Ecco, c'è Adriano che si occupa dell'equipe di strada e quindi esce sul territorio per assistere le persone che vivono in strada. Tatiana che si occupa del centro di ascolto interno alla mensa, dove appunto le persone, in questo momento è sospesa chiaramente questa attività, però nel quotidiano è il luogo di incontro e appunto dove si costruisce la rete, no?
un primo step, diciamo così, di costruzione della rete dell'assistenza e del reinserimento. In questo momento c'è con un nuovo ruolo, che è quello di Silvana, di appunto organizzare i pacchi viveri e tenere i contatti con le famiglie, queste nuove famiglie, questi nuovi poveri che si trovano in difficoltà in questo momento difficile. Lucia, che si occupa all'interno della mensa degli aspetti legali, pensiamo ai problemi con i permessi di soggiorno, ai problemi di residenza anagrafica, eccetera. Ecco. Quindi c'è tutto un sistema, una rete, ognuno con le proprie funzioni, che si coordina. Inoltre ci sono le cuoche e i cuochi, abbiamo tre cuoche e un cuoco che appunto si alternano per preparare i pasti. Come ti chiami? Mi chiamo Mohammed. Di dove sei? Sono da Tunisia, tunisino. Da quanti anni vivi in Italia? Parecchi anni, ecco. Ho una trentina di anni. Senti, e come hai conosciuto questa realtà della Caritas di Udine? La realtà della Caritas di Udine, io purtroppo nel corso della mia vita qui in Italia ho avuto la dipendenza dell'alcol. La dipendenza dell'alcol mi ha portato a Via Spalato. Da lei ho scoperto il valore della vita, il valore della libertà. Ho tanta voglia quanto uscire e trovare la mia strada. Ho visto che io sono qui da solo, senza famiglia, senza niente. L'unica famiglia che mi è stato vicino è questo posto. Questo posto mi ha assicurato il piatto, questo posto mi ha detto vai avanti, noi siamo con te. E questo è nato e mi hanno dato la possibilità di sentirmi utili, perché entrare in quel posto è difficile sentirti che tu sei bravo o che tu sei buono. Mi ha fatto sentire, mi ha dato la possibilità di aiutare gli altri e di usare la mia esperienza, mi ha fatto sentire, mi ha fatto proprio credere che sono uscito da quel passato, che posso anch'io spostare dalla strada sbagliata. Ecco. Chi ti senti di ringraziare in questo momento? La Caritas. La Caritas e tutta l'autorità, servizi sociali, la casa circondariale, ma soprattutto la Caritas. Senti, vogliamo dare un messaggio alle persone che magari stanno vivendo momenti di difficoltà in questo momento? Un messaggio di positività? La messaggio di positività è che l'Italia ha bisogno di tutto noi, ossia stranieri, ossia cittadino, perché tutti lavoriamo qui e tutti riceviamo il nostro piatto di questa terra. E questa terra è stata tanto per noi tutti e oggi ha bisogno di collaborare tutti insieme con un pensiero positivo, con una speranza che domani usciamo tutti insieme. Cosa possiamo dire della città di Udine? Ti piace, non ti piace? Io chiamo la città di Udine l'amore, perché ho trovato l'amore in città di Udine. E per me la città di Udine e gli udinesi è persone veramente molto generose, è una città tranquilla e ricca nel suo silenzio, proprio ricca nella tranquillità di trovare te stesso. Mohammed, io ti ringrazio, intanto facciamo vedere anche il soffritto che stai facendo, il profumino è buonissimo, è veramente buono, complimenti. Grazie, io sono cocco di poveri, perché sono povero, nel senso con quello che c'è cerca di tirare fuori un piatto. Ma tu sai che la cucina più importante è proprio la cucina povera comunque. Ecco, ecco. Noi, nostra superiori, nostra Don Luigi, Paolo, tutto, che noi dobbiamo presentare nei nostri piatti il calore, l'amore, la vicinanza, la famiglia, perché tutto possiamo trasmetterla non è con la parola, ma proprio nel piatto. E io ogni giorno cerco di presentare la generosità dell'Udinese e dell'Udine, perché questa non solo io faccio, ci sono tante altre persone che mandano e noi ognuno fa una parte. Complimenti, ti fanno onore queste parole. E cosa ci prepari oggi? Oggi preparo un risotto a modo mio, nel senso c'è radicchio, c'è asparagi, un po' e... Ci piace, un risotto a modo tuo. Sì. Io ti ringrazio e buon lavoro. Grazie mille, tanti auguri a tutti noi. Grazie mille. Gianluca, siamo pronti con il servizio delivery? Pronti, pronti. Sei tu praticamente il pilota qui, eh? Sì, dai. Da quanto tempo fai il volontario? Circa un anno. Come ci si sente? Bene, perché aiutare gli altri fa bene. E chi ti ha fatto conoscere questa realtà? L'ho conosciuta
per caso, diciamo. Beh. Senti, cosa state facendo oggi? Oggi stiamo preparando le borse spesa, le chiamiamo così, per le famiglie che appunto chiedono un aiuto. Beh, in questo periodo ci sono tante famiglie che chiedono aiuto. Sì, tante, tantissime. Senti, che messaggio vogliamo dare a queste famiglie? Se hanno bisogno, insomma, siamo qua, di chiedere aiuto senza paura, di non vergognarsi a chiedere aiuto, perché insomma, capiamo, si capisce che se c'è bisogno non bisogna vergognarsi a chiedere aiuto, e alle persone che donano io vorrei fare questa testimonianza, che ogni volta che noi portiamo alle famiglie qualche cosa, vediamo queste famiglie che ci ringraziano con un sorriso, a volte ci ringraziano con le lacrime, e quindi quello che donano le famiglie che hanno donato, che va nelle mani giuste. Quindi sì, se qualcuno dona, non abbia paura a donare, perché veramente va alle persone che hanno bisogno. Ti ringrazio per questa testimonianza e ti auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Alla scoperta sempre degli angeli della Caritas di Udine, qui abbiamo il signor, come si chiama lei? Giorgio. Giorgio, come stai? Molto bene, grazie. Da quanto tempo fai il volontario in questa struttura? Un anno e mezzo circa. Perché lo fai? Per rendermi utile verso gli altri. Senti, quanto importante è rendersi utili e regalare un sorriso agli altri? Da fuori magari non si vedono determinate persone, no? Però stando qui in questa struttura si è più a contatto con le persone che cercano aiuto, quindi magari persone che prima incontravi per la città non sapevi che avessero dei determinati problemi, no? Anche perché in questo periodo di Covid-19 sono aumentate anche le famiglie che cercano aiuto. Assolutamente sì, lo vediamo in maniera esponenziale, sì. Senti, che messaggio vogliamo dare magari alle persone che ci stanno guardando in questo momento? Di cercare di essere meno individualisti e magari fare un po' più di solidarietà verso gli altri. Storia bella anche del tuo lavoro. Posso raccontarti di una persona che è diventata poi un caro amico, nel senso che io l'ho conosciuto attraverso il mio lavoro. È una persona, un artista di strada che ha vissuto in una casetta costruita da lui, ha vissuto 40 anni in un boschetto. Poi nel momento in cui la sua situazione di salute si è aggravata, ha accettato di abbandonare la sua casa e di trasferirsi poi in una casa popolare. E ormai sono 7 anni che vive in casa, e ci vediamo ancora, si è creata una bella amicizia. Quindi sei riuscito ad abbattere questo muro? Sì, sì. Senti, magari qualche aneddoto anche sulla strada, so che queste persone hanno anche una forte, una grande dignità. Questo sicuramente, anzi, diciamo che la strada ha le sue regole, no? E quella del rispetto è una delle regole più forti, no? Quello che posso dirti è che le regole appunto che ci sono sulla strada sono diverse dalle regole che poi viviamo nella società comune. Per farti un esempio, nel momento in cui una persona subisce un torto, possiamo fare un esempio, gli rubano il sacco a pelo, per venderlo, questa persona la notte dormirà al freddo, però non vivrà come un tradimento dell'amico questo furto, perché sa
che in quel momento il suo amico aveva bisogno di soldi, per cui si crea una mutua solidarietà che difficilmente poi viene compresa al di fuori della vita di strada. Praticamente se lo rubi a me perché hai ancora più bisogno di un aiuto, cioè esatto. In questo senso? Il senso è che se domani poi tu avrai bisogno potrai rubare a me qualcosa e io lo accetterò. Senti, io intanto ti ringrazio e voglio anche da parte tua un messaggio alle persone che ci stanno guardando in questo momento. Che messaggio vogliamo dare? Ma io vorrei semplicemente dire a chi ci ascolta che nel momento in cui incontriamo un senza dimora per la strada potrebbe bastare un saluto, un sorriso e la giornata di questa persona potrebbe cambiare. E naturalmente una grande cucina, anche una grande zona back, qua se lo vorrà dietro le quinte. Lei come si chiama? Cinzia. Come va? Tutto bene? Benissimo. Mohamed sembra bravo, eh? Mohamed è molto bravo. Mohamed è un cuoco ormai provetto, eccezionale. E ci fa sempre assaporare un qualcosa di nuovo, che comunque fa parte anche della sua cucina, e quindi molto speziata, cucina molto saporita. E insomma ci propone sempre delle belle novità. Come ti ho detto, la cucina a modo mio, però esatto. Un gran cuoco deve avere anche una grande squadra dietro, no? Una grande squadra, tanta inventiva, una grande squadra di persone motivate soprattutto, che hanno scoperto questo piacere di prestare volontariato, ma di stare bene insieme, di vivere bene questa esperienza del volontariato, perché poi siamo affiatate anche tra di noi ovviamente. Tu di dove sei? Di Udine. Da quanto tempo fai la volontaria presso questo centro? Sono ormai 7 anni. Sette anni. Qual è stato il momento più bello? Beh, il momento più bello è stato forse l'inizio, quando sono appena arrivata, perché io avevo già frequentato la mensa della Caritas, che era gestita a suo tempo dai frati cappuccini, però ci venivo saltuariamente, cioè ad esempio per qualche ricorrenza particolare o il primo dell'anno a Natale, insomma quando c'era maggiormente bisogno, perché scarseggiavano i volontari in quelle giornate particolari. E poi invece ci sono tornata quando la mensa era già gestita dalla Caritas tramite una mia amica che è diventata una mia amica, diciamo, tramite Facebook, se si può dire, e tramite lei appunto avevo chiesto se c'era bisogno di prestare ancora volontariato in mensa, siccome mi trovavo in un momento di maggiore disponibilità a livello di tempo, e lei mi ha detto assolutamente sì, vieni, parli con il responsabile, ti fai conoscere, io ormai presto volontariato da molti anni e avrei molto piacere insomma che tu venissi con me insomma a provare questa esperienza. E quando sono arrivata, che l'ho conosciuta dal vivo perché ci conoscevamo solamente tramite Facebook, quindi virtualmente diciamo, c'è stato un abbraccio particolare con questa mia amica e ho trovato qui un bellissimo ambiente, anche non solo me, ma anche le altre cuoche sono persone meravigliose, gli operatori, poi c'è comunque un turnover di volontari, quindi diciamo che si conoscono anche tante persone prestando volontariato qui, tante nuove persone. Ti faccio una domanda, in questo tempo di Covid-19 so che le richieste da parte delle famiglie sono aumentate, ci sono tante famiglie italiane e non italiane in seria difficoltà, che messaggio vogliamo dare? Ma io lancerei comunque sempre un messaggio di speranza, perché anche in questo momento di difficoltà la comunità si è dimostrata veramente molto solidale, magnanima. È stato un qualcosa veramente che ci ha toccato il cuore, perché veramente le persone hanno dato il loro cuore per starci vicino in tutti i modi, quindi materialmente con le donazioni piuttosto che con le borse spesa, con aiuti proprio concreti, e sinceramente non ci aspettavamo un riscontro così positivo
ed è stato veramente un qualcosa di bello. Quindi le persone che ne hanno bisogno veramente adesso trovano veramente un valido aiuto nella messa della Caritas, sia venendo qui per portarsi a casa i pasti da sport, sia con le borse spesa che riusciamo a recapitare a casa. Cara Silvana, da quanti anni lavori presso questa struttura? Io lavoro in Caritas dal 2016 e non sempre in questa struttura, mi sono occupata anche di altre mansioni. So che siete veramente degli angeli e tra di voi c'è un affiatamento incredibile. Ma c'è un affiatamento, guai se non fosse così, ma non siamo angeli, siamo a disposizione della popolazione. Come ti sei avvicinata a questa realtà? Ma in realtà io ho sempre lavorato nel sociale, sono 25 anni che faccio questo lavoro e fa parte di me ormai. So che in tempo di Covid-19 tu sei la responsabile del servizio delivery. Sì, assolutamente sì, mi occupo di tutte le borse spesa per le famiglie, delle richieste con un gruppo di volontari e poi c'è la collaborazione dei miei colleghi in tutto questo. Anche perché questo Covid-19 ha penalizzato anche voi, però vi siete rimboccati le maniche e state dando il giusto servizio a tante famiglie. Tra l'altro le famiglie che hanno chiesto aiuto sono aumentate. Assolutamente sì, sono aumentate in numero sproporzionato. Noi sì, partita questa situazione abbiamo deciso comunque di continuare a lavorare perché noi siamo a disposizione della gente e quindi abbiamo risposto a tutte le richieste. In questo periodo Alberto ci diceva che oltre 300 famiglie hanno bisogno di aiuto. Sì, oltre 300 famiglie, abbiamo un 20% di italiani con bambini, soprattutto le famiglie in questo momento che sono in difficoltà, sono le famiglie che avevano un lavoro a tempo determinato, quindi non hanno avuto la cassa integrazione, non hanno avuto una serie di possibilità e sono quelle che si rivolgono da noi. Io so che fai un grande lavoro anche perché con le persone c'è bisogno di parlare, c'è bisogno anche di contatto, anche se di contatto in questo momento qui non si può realmente parlare, però so che dai il giusto apporto in ogni situazione. Cosa hai trovato nelle case di queste persone che sono in difficoltà? Ma io cerco di fare il possibile, nel senso che comunque è vero non ci vediamo fisicamente, ma io al telefono cerco di avere più informazioni possibili. In questo momento io credo che ci sia la grossa difficoltà e la disperazione, no? Cioè quello di dire chiedo o non chiedo, chi mi aiuterà o meno, no? E, insomma, dirti una situazione di stamattina, una mamma con un bimbo di 7 mesi disperata perché non ha 35 euro per comprargli il latte. Questo bimbo prende un latte in polvere. Noi oggi abbiamo fatto una scorta di latte per questo bambino, quindi c'è la signora che è disperata perché non sa dove andare, c'è la famiglia che invece si trova ad affrontare una situazione che non avrebbe mai pensato. Anche perché queste persone hanno una forte dignità anche, quindi tante volte non si chiede per dignità, però che messaggio ti senti di dare? Allora, ci sono purtroppo anche queste situazioni, io il messaggio che do è che quello che noi facciamo resta riservato, le persone devono sentirsi tutelate, noi ci siamo in tutti i modi. Sicuramente il fatto di portare a casa aiuta, perché comunque la persona non si mette in una fila, insomma c'è un rispetto anche di questo. I miei ragazzi che consegnano non entrano nelle case, appoggiano la roba sulla strada, sul marciapiede, quindi la persona ha è come se avesse ordinato una spesa, ma proprio per rispettare anche questa dignità delle persone. Veramente mi parlavi di famiglie, in queste famiglie ci sono anche molti bambini, e quindi che messaggio diamo anche alle famiglie con i bambini? Ah beh, il messaggio che do alle famiglie con i bambini è che soprattutto bisogna tutelare i minori, tutelarli in tutti i sensi, col cibo, con la scuola, con tutto quello che noi possiamo mettere a disposizione, siamo qua e dico anche alla popolazione che insomma dobbiamo pensare come se fossero figli nostri, no? Io sono mamma e quando sento una mamma che ha bisogno, insomma, rispondo da mamma, ecco, più che da operatore. I miei complimenti, si percepisce una certa emozione nelle tue parole, nel tuo sguardo. Io so che poi quando ci sono queste situazioni familiari con appunto dei bambini,
voi pensate veramente a tutto, anche al tipo di alimento da mettere in quel sacchetto? Allora, noi facciamo una cernita già alla chiamata, cerchiamo di capire se ci sono bambini, perché con i bambini anche l'età dei bambini, no? Perché partiamo dall'omogenizzato ai pannolini, alla merendina, piuttosto che al succo di frutta, cioè come se fosse proprio un figlio nostro, ecco. Quindi è un lavoro anche su questo, importante, che stiamo cercando di fare ogni giorno. Senti Silvana, io ti ringrazio, ma ti voglio fare l'ultima domanda. Ok. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Lo sto già realizzando. Senti Alberto, quante famiglie italiane e quante famiglie straniere chiedono aiuto qui da voi? Allora, questo è un dato che non ho in questo momento preciso, perché siamo ancora è ancora in divenire, però sicuramente si sono affacciate molte famiglie italiane che non erano conosciute dai servizi, non erano conosciute dal mondo dell'assistenza, dalle parrocchie che offrono aiuto. Sicuramente c'è stato un incremento del 20% di queste situazioni qua. Abbiamo visto che comunque ci sono tante aziende friulane e non friulane che vi danno una grande mano, un grande aiuto, donandovi della merce. Sì. Oltre i classici, diciamo così, interlocutori che abbiamo, e quindi il Banco Alimentare e il progetto del City Cibo, dove vengono coinvolti alcuni supermercati, grossi supermercati della zona, che donano il fresco e i prodotti anche che ad esempio vengono danneggiati e quindi possono essere comunque utilizzati ma non venduti. In questo periodo si sono fatti avanti tantissimi ristoratori che a causa della chiusura ci hanno donato tutta la carne che avevano nei freezer e che comunque non avrebbero potuto più utilizzare. E oltre a queste situazioni, tantissimi cittadini privati, cittadini comuni, vengono qui, donano la borsa della spesa, fanno il bonifico anche per le possibilità che ognuno ha, diciamo, ecco. E quindi questo ci solleva molto, nel senso che ci dà speranza appunto nel futuro, perché senza la solidarietà dei cittadini sicuramente questo posto non potrebbe perseguire i suoi scopi, diciamo. Masha, come stai? Bene, grazie. Tu da quanto tempo fai la volontaria? No, io sono, lavoro qua. Ah, tu sei proprio operatrice? No, aiuto cuoca. Aiuto cuoca, come va comunque? No, bene, ho iniziato a 14 anni quando c'erano i frati a venire a fare volontariato, poi ho finito le mie scuole, poi avevo un'amica che era qui a lavorare, ho fatto l'alberghiere e poi mi sono ritrovata di nuovo qua. Senti, in questo momento ci sono tantissime famiglie in difficoltà, causa anche Covid-19. Cosa possiamo dire? Speriamo che questo periodo sia una rinascita per tutti e di andare avanti come meglio possiamo. Vabbè, l'ultima volta ti sei dimenticato di salutare una persona importante per te. Sì, salutare mia moglie, grazie a lei, grazie all'amore che mi ha fatto rinascere di nuovo. Io ti ringrazio e buon lavoro anche oggi. Anche lei, anche voi, anche tutti noi, grazie. Cara Tatiana, cosa hai notato di diversa le persone che vengono qui da voi? Ho notato una cosa, prima si dava la stessa risposta di cibo, ma si riusciva a fare le persone sorridere proprio con i messaggi, con le parole giuste. Adesso se anche diamo la risposta del cibo, del bisogno primario, è sparito il sorriso del viso delle persone. Quindi tu vedi una persona fredda, senza volere o senza trovare una risposta ai suoi bisogni. Quindi questo Covid-19 ha tolto anche il sorriso alle persone. Io lo vedo così. Le persone fragili che già avevano i suoi problemi adesso sono diventate proprio esasperate della situazione.
Quindi anche la risposta che guarda al cibo, hai cosa da mangiare, non li fa più sentire che vivono bene, che... E io comunque sono sicuro e certo che grazie al vostro grande cuore di sorrisi ne regalerete ancora tanti, la gente continuerà a sorridere. Io spero tanto che riapriamo la mensa come era prima, con distribuzione dei pasti, con il centro d'ascolto dove possiamo avere un momento di ascolto per le persone in bisogno e per farle capire a queste persone che siamo vicino a loro, in questo momento e anche dopo. Mi raccomando, adesso con le mascherine continuiamo a sorridere con gli occhi, va bene? Sì, va bene, questo lo facciamo sicuramente. E adesso scopriamo questi due nuovi volti, no? Gli addetti ai magazzini, tu chi sei? Giacomo Vasquini. Di dove sei, Giacomo? Udine. Da quanto tempo fai il volontario presso questa struttura? In realtà sono l'ultimo arrivato, una settimana, poco più. E chi ti ha fatto conoscere questa realtà? Mia mamma, che lavora un po' a contatto con tutti quelli gli addetti, Silvana, Alberto. Che messaggio vogliamo dare alle persone che ti stanno guardando in questo momento? Di aiutare, se si può, di donare, e ognuno fa la sua. Anche perché in questo periodo ci sono tante famiglie che hanno davvero bisogno di aiuto. Sì, purtroppo sì. Cosa ti lascia il volontariato comunque, quando torni a casa a fine giornata? Si dorme meglio la notte probabilmente, dopo una giornata di fatica e comunque premiata. Adesso voglio scoprire con chi stai lavorando qua. Chi è il tuo compagno qua? Tu chi sei? Sono Ba Abdul Karim. Di dove sei? Gambia. Come stai? Tutto bene? Benissimo. Da quanti anni vivi in Italia? 2 anni e 10 mesi così. Senti, cosa possiamo dire dell'Italia? Cosa possiamo dire di Udine, del Friuli Venezia Giulia? Solo mi trova bene di loro. Ti ringrazio loro intanto. Loro mi hanno dato... non solo una mano, 2 mani, sempre mi trova bene con loro. Senti, complimenti per il tuo italiano, chi ti ha insegnato l'italiano? Faccio scuola, anche avevo lavoro, ho lavorato tanti posti qua perché ho lavorato con una cooperativa, si chiama Albanet, mi mandano tanti posti diversi. Senti, come mai sei in Italia? Anche io prima non avevo sogno per arrivare qua, solo... ringrazio mio Dio per quello sono qua. Senti, cosa possiamo dire di questa struttura e di tutto quello che fate in questa struttura? È un po'... È bello donare. Meglio, bellissimo, sì. Senti, vogliamo mandare un messaggio alle persone che ci stanno guardando? Sì. Che messaggio gli vogliamo mandare? Ti saluto tutti a loro perché mi trova bene il vostro paese. E finalmente conosciamo Donatella, la nostra insegnante di tedesco. Come stai, Donatella? Incognito, speravo. Bene, benissimo. Venire qui è sempre bello. Io sì, ho solo 2 ore e mezza, 3 ore la settimana, però vengo qui e sì, e si scopre un altro mondo, c'è un'altra famiglia, si fa come a casa, quello che serve ogni volta si fa, si viene qua e si dice sono qui, sono pronto, cosa posso fare per dare una mano. Senti, come hai conosciuto questa realtà? Appunto, ho cominciato un po' a chiedere, volevo dare una mano in qualche modo in queste 3 ore che ho libere alla settimana. E ho cominciato a chiedere un po' in giro, mi hanno detto vai lì che è un bell'ambiente, che c'è un posto sereno dove si sta bene ed è la verità, sono arrivata 1 anno e 3 mesi fa e continuo a venire con grande piacere. Quindi in tempo di Covid-19 e c'è molta negatività causa questo periodo, tu hai trovato un po' di serenità e positività trovando tanti amici, tanti angeli in questa struttura? Certo, io ho sempre continuato a venire come prima, nelle ore in cui mi ero impegnata di venire e vengo qui e sì, cambiano le esigenze ovviamente perché le cose sono purtroppo cambiate, si sono aggravate eccetera, però è sempre un posto dove si viene volentieri e dove ci si sente utili, si torna a casa contenti, pieni di energia perché si è dato e non solo preso insomma, ecco. Purtroppo sappiamo che tante famiglie, soprattutto in questo periodo di Covid-19, sono in forte difficoltà. Sì. Siamo passati qui, si dice, oltre 300 famiglie, decuplicato il numero. E quindi veramente chi può dare una mano, anche una piccola spesa, anche la spesa lasciata al supermercato è un grande aiuto, perché
Ovviamente non tutti hanno la fortuna di continuare a lavorare, continuare ad avere uno stipendio, di continuare a trovare un lavoro, e quindi c'è veramente molto bisogno, non solo di aiuto qui, c'è per fortuna tanta gente, ma anche di denaro per poter dar da mangiare alle famiglie in difficoltà. Anche perché in questi nuclei familiari ci sono anche tanti bambini. Sì, spesso sono nuclei familiari giovani con bambini, 3, anche 4 bambini piccoli. E quindi quando il papà non lavora perché è precario, perché è interinale, perché alle volte anche con lavori assolutamente non riconosciuti, non entra più nulla, e quindi questi bambini a casa non c'è più neanche la mensa della scuola e non hanno da mangiare. Caro Alberto, abbiamo conosciuto anche l'insegnante di tedesco Donatella, però ricordiamo che in questa struttura avete una vera e propria scuola dove insegnate l'italiano anche agli stranieri. Sì, il nostro scopo appunto non è solo quello di fare assistenza, ma di fare formazione e di aiutare le persone ad uscire dalla condizione di marginalità in cui si trova. Uno di questi strumenti è proprio, per quanto riguarda le persone che arrivano nel nostro paese, la conoscenza dell'italiano, perché sappiamo che se non si conosce la lingua è difficile trovare lavoro ed è difficile integrarsi. Per cui, grazie al supporto delle nostre maestre insegnanti di seconda lingua della Caritas e ad un gruppo di volontarie formate ad hoc, la sera, non adesso chiaramente, ma in tempi di normalità, diciamo così, ogni sera dal lunedì al venerdì c'è la scuola di italiano. I ragazzi vengono, è una scuola, diciamo così, a bassa soglia, nel senso che non si fa la lezione frontale classica, ma si insegna l'italiano attraverso dei giochi e delle dinamiche di gruppo, facendo cartelloni, facendo giochi di società e quant'altro. Ecco, questa modalità permette alle persone anche che vivono sulla strada, che vivono percorsi molto difficili, di poter frequentare con serenità la scuola, che altrimenti appunto sarebbe evasa, diciamo così. Caro Alberto, sai cosa facciamo adesso? Adesso andiamo nella zona distribuzione, perché so che tra poco si chiuderanno le porte e dopo si penserà a una nuova giornata. E certo, fra poco è mezzogiorno e quindi il servizio si concluderà. Andiamo pure a vedere a che punto siamo arrivati. Chiudere questa fantastica giornata e pensare alla giornata di domani. Sì, ecco, in occasione di questo volevo sensibilizzare tutta la popolazione, tutti i cittadini udinesi a venire qui, a vedere quello che facciamo, a donare cibo, a fare delle donazioni anche in denaro attraverso il bonifico bancario che si trova nel sito della Caritas, e vi ringrazio tanto, perché comunque nell'ultimo periodo ho visto una grande sensibilità da parte di tutti. Anche perché ricordiamo che ci sono oltre 300 famiglie in questo momento nel comune di Udine che hanno realmente bisogno di aiuto. Persone che ancora non sono conosciuti dal servizio pubblico, stiamo facendo un lavoro anche in questo senso per appunto fare in modo che a queste persone venga garantito dalle istituzioni un aiuto, ma nel frattempo siamo noi chiamati a rispondere. E oggi vi abbiamo fatto conoscere questa fantastica realtà di Udine, quindi donate anche voi, e come dice Alberto, dalle cadute si vedono le vere altezze.